videogiocatori e care videogiocatrici, si continua con Ravenlock, questo videogioco, e vai. Siamo con la nostra Cassandra, ormai diventata Ravenlock per quegli abitanti di questo mondo magico, mondo misterioso. E io non mi ricordo più, ah sì, devo andare a parlare con quello là o quella là, qualcosa del genere. Bene, mi butto subito nella mischia, voglio farmi questa bella partita a Ravenlock. Avevo trovato anche lo spartito, vero? Sì. No, ancora non ho visitato nulla. Tu invece? Sì, mi avevi già detto degli specchi. Sì, sì, qua. Hai trovato qualche dolce esotico per me? Sto ancora cercando. Vabbè, non ho trovato nulla. Vabbè, se troverò qualcosa, amico mio. Io sono qua solo per fare le cose principali, in realtà. Poi se capita il resto, bene. Allora, sveglia il bambino spirituale. Sì, bambini no. Andiamo da questa parte, subito. Allora, devo andare di qua. Dov'era più? Non mi ricordo. Qua sì, potevamo allenarci con il nostro amico. Va bene, allora. È che la nostra non salta, non ha l'abilità di saltare. Un po' fastidioso. Allora, da questa parte era il tipo. Ah, sì, qua. Giusto? Oh, è quella benedizione per me. Meraviglioso. Ora posso aprire il mio negozio. E tu sarai il primo, la prima cliente. Sì, tieni, ti benedico. Tra l'altro, piccolo negozio, una bottega. Posso comprare roba, ma ho poca roba, non ho soldi da buttare in realtà. No, non spendo soldi. Ok, ma il prossimo obiettivo? Oh wow, che avventura. Il passo per il foresta... Ok, sì. Non voglio andare nei cose dei funghi al momento. Devo andare da qualche altra parte. Dovrei provare a girare un po', provare a controllare anche le altre aree velocemente. Da questa parte magari. Bisogna sconfiggere la regina di cuori. Non ho ancora ottenuto niente, eh? È chiuso a chiave. Sì, lo so che è chiuso a chiave il cancello. Devo darmi da fare per recuperare i tre cuori, i tre pezzi. Da questa parte non sono mai andato. Io direi di provare ad andare da questa parte. Mi sembra un buon inizio, un buon proseguimento. C'è un gattone gigante. La finestra per i biglietti sembra chiusa. Ok, quindi ciao amico. Ciao micione. Wow, che vista meravigliosa! In effetti lo è. Nestor il gatto. Sono Nestor il gatto. E io sono Ravenlock. Piacere di conoscerti. Ah, la vista del labirinto non stanca mai. Ah, un labirinto. Dai, ho sempre voluto visitare il Serra, il centro del labirinto. Un collega scienziato, Ernst, il botanico... Devo abbassare un po' perché l'audio mi sta distruggendo. Almeno un minimo. Un collega scienziato, Ernst, il botanico, mi ha invitato nel suo laboratorio là. Le sue ricerche sulla nuova tipologia di ibridazione vegetale mi intrigavano molto. Perché non ci vai? Avevo fatto dei piani, ma quando ho saputo della morte improvvisa di sua moglie ho esitato. Ah, e se Ernst, il botanico, c'entrasse qualcosa? Inoltre, i rumori di creature mostruose che emergono dal suo laboratorio sono allarmanti. E se tutto il labirinto fosse corrotto dalla maledizione della regina? Sembra tragico. In effetti lo è. Ma qualcuno dovrebbe davvero opporsi alla regina. Visita il botanico, trovo un modo per raggiungere il labirinto. Come ci vado così? Ma non ho... Dice necessario il biglietto. Dovrei cercare un biglietto funicolare, ma se è chiuso... Cerca un biglietto funicolare. Amico, è chiuso, come posso fare? Come posso scendere nel labirinto?
La funicolare non funzionerà se non hai un biglietto funicolare. Dove posso trovare un biglietto funicolare? Dovrei trovare il modo per entrare nel biglietteria della funicolare per ottenerlo. Va bene, grazie. Come entro? La finestra per i biglietti sembra chiusa. Qua si può entrare? Posso usare il grimaldello per aprire la porta. Ah, finalmente possiamo utilizzarlo. Ok. E io che mi stavo già fasciando la testa. No, tutto regolare, tutto a posto. Qua c'è qualcosa scritto in questo libro. Operazioni del botteghino dei biglietti. Passo 1. Assicurarsi che gli orologi siano puntuali. Passo 2. Accettare il pagamento dal cliente. Passo 3. Dare il biglietto funicolare al cliente. Buon viaggio. Accesso alla funicolare. Ok. Ripara l'orario del funicolare. E come faccio a riparare? Questi devono essere gli orologi per controllare se la funicolare è puntuale. Sembra rotto. Ha un orologio, manca un ago dell'orologio. Sì, ma... solo delle fredde ceneri. Una mappa sbiadita del labirinto. Non riesco a distinguere i dettagli. C'è una luce rossa. Non si apre questa cassa. E... un registro desueto dei visitatori. Quindi una roba vecchia. Ma non posso... fare nulla al momento. Io non ho l'ago. Amico, hai un ago di riserva, non credo, vero? No, niente. Io non ho aghi, non ho... trova l'orario del funicular. Ma se non ho l'ago... qua c'è scritto qualcosa? Funicolare di Red Ridge, stazione della scogliera. Ma qua torno... sì, torno dove ero, sì, non... non so esattamente cosa fare. Amico, hai qualcosa da dirmi? Merenda, riportare una reliquia. Torre dell'orologio. Ah, la terza reliquia è nel labirinto. Sì, devo fare un bel po' di cosucce. Devo capire come. Ma lui può aiutarmi adesso? Ho sentito dire che sei abile nel combattimento. Ho i miei momenti. Ah, fantastico. Ora è il tuo dovere eroico recarti nella foresta di funghi. Ma ci sono già andato. Buona fortuna. Devo tornare ancora nella foresta dei funghi? Non è finito il mio viaggio là? Ma ho fatto tutto quello che dovevo fare perché... gli ho dato qui... lui non mi ha dato niente in cambio di interessante. Un anello. Alla fine ho oggetti normali. 1125 di danno, wow. Ritorno un attimo nella casa, ma... qua come entro, per esempio? Ah, ok, così. Allora, proviamo a tornare a fare un giro, tornare nella casa velocemente, vedere se trovo qualcosa. Qua, che statua curiosa. Qua, questa qua devo ballare? Davanti a questa statua che parlava di balli? No, perché parlava di fare anche dei balletti. Non era qua. No. Ma sono tutte curiose queste statue. C'è una statua di un lupo. Vabbè, c'è la statua di un lupo, ma... che me frega. Torniamo nella casa qua. Allora, amico mio, tu... ma tu non sei... tu sei finto. Ho fatto quello che dovevo fare, ma... beh, sembra che tu sia pronto. Non dimenticare di utilizzare ciò che hai imparato nel tuo addestramento. Niente, non...
Ah, usa il binocolo per osservare il murale. Sì, ho capito qua. Inizio a sentirmi stordita. Una nuova Alice? Sei tu, no? Ok, siamo in una nuova area, finalmente. Qualcosa è successo. Maschere, maschera su maschera, che spaventoso. Beh, no, dai. Sta impugnando delle forbici come arma? Può darsi. Il corvo, un osservatore silenzioso e custode dei segreti di questa villa. Potrei scendere giù, ma non scendo. Io tento la salita. C'è una bella musichetta qua. Ciao? È piuttosto vuoto qui. Vuoto ma pieno di quadri e maschere. Controlliamo magari prima la parte sopra, poi quella sotto. C'è un pupazzo, ma non è... Sì, quello di prima, lo stesso. Pa-pa-pa-ra-pa-pa. Cos'è, un panda? Una marionetta. Oh, sembra un po' stanco. Coniglio di fuliggine. Non dice niente. È un pezzo di maschera rotto. Non ne ho bisogno al momento. Tu invece, amico mio. Sono nemici, maledetti. Non lo sapevo. Cavolo. Proviamo a parlare con il panda. Ehi tu, cosa ci fai qui? Panda butta fuori, non mi farò passare. Nessuno può andare dietro le quinte senza parlare con me prima. Oh, ciao. Sei della sicurezza? Sì, ho ordini rigorosi dei gemelli Twindle. Devo tenere lontani tutti questi fastidiosi arlecchini e far entrare tutti i sarti. Ma mi piacerebbe vedere cosa c'è laggiù. Attore o membro della troupe? Come intendi? No, visitatore. Sei un attore o un membro della troupe? Sono della troupe. Ah, deve essere uno scherzo. Con quei braccini piccoli piccoli non riuscirai a sollevare niente. È perché sono anche un'attrice. Vabbè. Davvero? Tutti gli attori devono essere in costume per andare dietro le quinte. Altrimenti non ti lascerò entrare. Accesso dietro le quinte. Trova un travestimento. Dove lo trovo? Non so dove trovare il travestimento. Ah, è questo qua il travestimento. Ho trovato un pezzo di maschera. Ok, quindi mi serve... Ho capito. Devo trovare i pezzi. Un altro pezzo sarà qua. Solo che... La vita come siamo messi? Sì, pieno di vita. La barra è piena. Cento punti. I nemici sono più tosti. Molto più forti qua. Ah, siamo dall'altra parte? Sembra qualche tipo di puzzle. Ah, ok. Dovrei guardarmi intorno per trovare qualche indizio. Proviamo a cercare magari qua se trovo un indizio. Ah, c'è un coso lì, visto? Ho visto un... C'è l'ingranaggio. Almeno un ingranaggio c'è allora. Dovrei ricontrollare bene se vedo qualcosa. È inutile qua. Tornano i nemici, vero? Purtroppo sì. La mia vita? Un po' più di metà. Provo dall'altra parte, vediamo. Ovvero sotto. Sicuramente dentro c'è qualche pezzo del costume. Vedete, qua c'è l'ingranaggio.
Qua non vedo niente. Probabilmente è sotto. Devo anche andare giù, in effetti. Giù, giù, giù. Qua non vedo nulla di interessante, però. Controlliamo magari qua giù e via. Vediamo che cosa c'è sotto. Dei simpatico... Non sono nemici questi qua, vero? No. Ciao, cosa stai disegnando lì? Mimip. Una torre dell'orologio, che interessante. Mimimimi. Ah, ok, non parlano. Oh, buona fortuna a ripararlo. Ci sono alcuni strani meccanismi qui. Forse sono dei prototipi. Non mi dice nulla, però. Sembra un tipo di diagramma di un'aquila meccanica. Ci sono alcuni strani meccanismi. Non essere triste, piccolino. Dubbio ovunque. Questo forno deve creare molta energia. Ah, i problemi non finiscono mai. Ah, questo qua può parlare. Ciao, cosa ti preoccupa? Ah, sono i gemelli Twindle. Vogliono mettere in scena uno spettacolo grandioso per impressionare la regina. Ma la loro rivalità fraterna ci sta causando così tanti problemi. L'altro giorno sono venuti giù e hanno portato via metà dei conigli di fuliggine. E li hanno costretti a lavorare come sarti nel laboratorio di costumi. Oh, poveri, è veramente fastidioso. Ecco perché sono così tristi questi qua. In quanto capo dei coniglietti della fuliggine, ecco, lui essendo capo è l'unico che parla, parlante, mi sento, almeno nella nostra lingua, mi sento molto responsabile. Sai, potresti aiutare a liberare i conigli di fuliggine intrappolati? Saremmo in debito con te per sempre. Sì, vorrei aiutare. Lasciami trovare un modo per il laboratorio di costumi. E il problema è che mi serve il costume. Non ho il costume. E senza costume non si può fare niente. Trova uno dei pezzi. Eh sì, infatti non... Questo specchio mi sembra familiare. Toccalo. Se tocco lo specchio mi fa andare. Sì, non mi serve cambiare al momento. Rimango qua. Mimip. Oh, scusa, non conosco molto di ingranaggi. Ci sono alcuni strani meccanismi. Vivi qui? Sì. Pensavo di trovare qualcosina di più in realtà. Non ho trovato nulla di interessante qua. Possibile? Non mi dici altro? Sì, ma la maschera che ho è in pezzi. Fammi vedere. Ok, quindi devo tornare da lui una volta che avrò ottenuto tutti e quattro pezzi. Lui poi farà aggiustare la maschera. Magari, probabilmente mettendoci un po' di colla. Risolverà così. Però io... Qua... Il corvo... Io non so che cavolo fare con... Indietro non si torna. Poi non capisco. Adesso posso anche risolvere l'enigma, ma non... Mi farà andare avanti? Non credo che... Ah, ok, ha trovato un altro pezzo. Ok, ci sono pezzi ovunque, non ho guardato bene. Allora un altro pezzo probabilmente di là. Devo controllare ovunque, ho sbagliato io, non ho controllato bene. Sicuramente un pezzo è nascosto dentro. Ma io qui c'ho sta cosa, ma non vedo gli altri. Due pezzi di maschera. Le porte non si aprono, nessuna porta si aprirà mai. Qua mi può dire qualcosa di più?
No, no, non mi dice nulla. Appena posso arrivo, tranquillo, amico mio. Prometto di trovare tutti i pezzi. Cavoli, mi hai fatto male, maledetto. Testa di cavolo, pensavi di fregarmi, ma qua c'è un pezzo? Non ci sono pezzi qua. Devo tornare qua e controllare bene, ma... se non trovo il sistema... Ah, ok, ho trovato un altro pezzo della maschera. Qua poi, tra l'altro, neanche me lo aspettavo. Siamo a 3 pezzi, mi manca l'ultimo pezzo, ma... l'enigma dell'ingranaggio... questo enigma qua... vedete, c'è questo qua... uno è verde, ma è giusto davvero così? Vediamo un po', se è giusto così... ah, devo tenere premuto, ok. Giusto, allora. Vediamo un po', così proviamo. No, non va bene. Proviamo prima spada. Così. Sempre con la spada, eh. So che quello centrale è giusto, ma gli altri no. Col cappello? No. Non ha senso, però. Io non penso che sia lo stesso. Dovrei guardarmi intorno, dovrei guardarmi intorno. Oh, ok, ho azzeccato. L'ultimo pezzo. Ah, un emblema, non è della maschera. Ma che cavolo? L'emblema a che serve? Cosa ci faccio con l'emblema? Emblema lucente, un emblema che ispira speranza. Boh, vabbè, ho trovato un pezzo. Però mi manca ancora la maschera. Forse dall'altra parte, devo controllare bene tutto. Io pensavo di trovare il pezzo della maschera qua, invece no. Mi illudevo di trovarlo qua. Come è messo? Ok, la salute è ok. Pensavo di trovare il pezzo qua, invece no. Vi distruggo. Indietreggi? Devo premere un po' ovunque a vedere se trovo la maschera, il pezzo, ma non è qui. Magari è giù di sotto l'ultimo pezzo. Facciamo mente locale, ho trovato un pezzo di là, uno qua. I pezzi non sono nella stessa zona, non credo. Non avrebbe senso, quindi vado giù magari, magari uno è sotto. O da questa parte. Sicuri che non sia qua il pezzo? No, qua non c'è niente.
Devo trovare l'ultimo pezzo. Non era dentro al cubo. Pensavo di trovarlo dentro. Solo un divano peluche. Che cavolo? Come un divano peluche. È qua il pezzo, è qua. Yeah, ho tutti i pezzi. Possiamo andare giù di sotto e parlare. Ah, eccolo dove era l'altro simbolo. Il cappello. E magari no, qua non c'era l'altro. Due simboli abbiamo visto. Il cappello. Io ho fatto un po' a caso. Alla fine basta sapere il primo. Non ci avevo fatto caso, cavoli. Non sono stato un buon osservatore. Ma ho risolto comunque l'enigma. Ehi amico, saggio, tieni, ho portato... Hai trovato un travestimento? Sì, ma le maschere che ho in pezzi. La maschera che ho in pezzi, in frantumi. Fammi vedere. Tieni. Proprio come pensavo, che travestimento meraviglioso. Perché non lo provi? Hai trovato la maschera di ballo. Di ballo, eh. Calza alla perfezione, grazie. Eccellente. Buona fortuna ad entrare nel laboratorio di costumi. Ok. Quindi adesso posso andare, ma... Lo mette poi in automatico? Devo metterla io la maschera? Bisogna liberare i conigli. Non va bene. Maledetti. Mi manchi, io c'ho l'abilità. Eliminati tutti. Dovrei livellare un po'. No, ancora? No. Dov'è l'altro? Ecco la tua abilità magica. Posso andare? No, non posso ancora andare. Ah, questa è vero, la mia abilità, cavoli, me l'ho dimenticato. No. Allora, curati, amica. Pieno di nemici qua. Troppi, siete troppi, rompiballe. Non mi prenderai mai, non te lo permetterò. Ho fatto un bel po' di esperienza qua. Sorpresa, surprise. Sono figlio di imboscata dell'Arlecchino. Nella villa delle maschere, l'ho fatto. Però la mia salute? No, va bene. Dovrei livellare un po'. Non so, qua c'è il tizio che livella. Io spero vivamente di sì. Vediamo se mi fa passare. Ehi, tu là! Tutti gli attori devono essere in costume per andare dietro le quinte. Altrimenti non ti lascerò entrare. Ah, ok, devo mettermi per forza la maschera. Solo che, boh, vorrei un attimo tornare da quello là a livellare. Basta andare un attimo di sotto. Ah, ma tornano sempre questi qua. Che due palle, però, che siete. Ciao. Vado un attimo qua, guarda, lo specchio. Almeno sono sicuro qua nel regno dei funghi posso livellare.
Non ho problemi. Mi conviene. Vado qua. Dov'era più lui? Qua. Il fabbro. Più o meno. Allora, un bel po' di roba. Livello 8. Ah, livello 9 non ce la fa per 200 punti. Peccato. Peccato. Potrei sconfiggerne due livella. Mi conviene perché almeno sono di un livello superiore ancora. Salgo ancora un po'. Casa vittoriana, soffitta, qua era. Velocemente sconfiggiamo due nemici. Poi mi faccio anche la dormitina dalla strega. Basta arrivare a 1600, giusto? Ancora uno. Faccio anche più danni. Ok, va bene. Torniamo là. Tagliamo di un livello. Ci facciamo una dormitina e proseguiamo. Non prendo neanche roba perché tanto è inutile. Il calderone, mi puoi fare qualche pozioncina? Prendo una di quelle grosse. Più avanti mi serviranno. Livello 9. Salute, sono pieno, non sono pieno. Non me lo dice qua, vabbè. Facciamoci lo stesso la dormita per sicurezza. Completamente guarito. Perfetto. Saliamo su, torniamo nel mondo di Arlecchino. Li ha chiamati così, Arlecchini. Nemici qua li hanno chiamati. Allora, nel basement qua. Ok. La nostra Cassandra è bella pimpante. È bella pimpante per affrontare nuove avventure. Cassandra Ravenlock. No, non me ne frega niente, vado su. Devo infilarmi la maschera. Come me la infilo? Facciamo il balletto davanti al... No, non serve. Allora, oggetti, cappelli... Ok, cappelli, maschera da ballo, equipaggio. Guardate com'è bella chic la nostra... Un attore, un'attrice. Bella chic. Guarda, ti faccio il balletto, guarda. Visto? Con un'attrice nata. Ehi, tu là. Oh, scusa. Non ho visto la tua bella maschera. Ora puoi andare dietro le quinte. In bocca al lupo. Ok, siamo dietro le quinte. Poverini, tutti presi, rapiti. Questi simpaticoni. Posso parlare con loro? No. Quello là chi è? Posso parlare con tutti? Oh no, no, cappellaio. Non c'è proprio abbastanza tempo. È un sarto? Oh no, vorrei proprio di no. I gemelli Twindle hanno imposto una scadenza impossibile per fare oltre 100 costumi in un giorno. Hanno persino portato i conigli di fuligine per fare i sarti. Ma poverini, semplicemente non sanno come fare gli abiti. Oh no, cosa posso fare? Forse potrei aiutare? Aiuto da te? Se ciò significa liberare i conigli di fuligine, sono a bordo. Va bene, lasciami pensare. Forse potrei usare costumi della performance passate. Delle performance passate? Sì, dovrebbe funzionare. Guardati intorno per trovare pila di costumi e sostituiscilo sui tavoli da cucito dei conigli suit. Se fai questo senza che i gemelli Twindle ti scoprano,
Abbiamo una possibilità. Andiamo, non c'è tempo da perdere. Sono già sulla strada. Va bene, vediamo un po'. Ma questi qua romperanno le balle. Sì, sono loro, vero? Ehi, lì, smettila di aggirarti, Twindle. I miei sarti stanno lavorando. Quindi una cosa furtiva, stealth. Quindi non devo farmi vedere da loro. Hai trovato una pila di costumi. Ok, questa qua è la pila. Beh, non è poi così impossibile. Ma da qua mi può vedere? No, non mi può vedere. Se gli vado dietro... Beh, ma sono anche abbastanza accecati. Tutto sommato. Ah, una cavolata, su. È easy. Sono già 7. Dove sono gli altri? Ah, uno è laggiù. E un altro qua. È tutto qua? Dove li metto? Qua da te. Guardati intorno per trovare la pila. Ah, ok, sul tavolo. Veramente ho già fatto tutto, ma non so... Qua? Qual è il tavolo? Io non so qual è il tavolo. Ah, ma su tutti forse? Su tutti... Questi qua? Possibile? Sì, sì, tutti loro. Vabbè, niente di che. Sono abbastanza miopi questi qua. Ma fin troppo facile. Dov'è lui? Dov'è più? Non mi ricordo. Ho sbagliato. Qua. Ho sostituito tutti i costumi sui tavoli da cucito. Oh, meraviglioso. Sei un salvato... Sei una salvatrice. Veloce, prendi questo rapporto di successo e portalo a Twindle Dam. Forse questo lo convincerà a porre fine a questa follia. Va bene. Ma chiede due? Non è nemmeno lui. Ah, ecco, lui. Scusa, ho qualcosa per te da parte di Mr. Cappellaio. Oh, sì, dammi qui. Attenzione, tutti ascoltatemi. Ho un annuncio importante. Oh sì? Che cosa c'è? Stai di nuovo facendo il fannullone? Tu, taci. Questo rapporto di successo afferma che i miei lavoratori sono i migliori nella realizzazione di costumi. Quindi io, Twindle Dam, mi conferisco il titolo di miglior regista. Da solo, fa tutto lui. No, non può essere, hai barato. Bugiardo, ho qui il rapporto. Ti conosco, ho inventato i numeri, baratti sempre. Bugiardo, bugiardo, bugiardo. Ah. Come possiamo chiedere a questa piccola ragazza qui? Finalmente si sono resi conto che lei è una ragazza. Ah, io? Sì, tu, ti ho vista gironzolare tutto il giorno. Chi è il miglior regista? Sì, dici. Beh, penso che... Dimmelo! Entrambi voi, sì. Siete entrambi i migliori registi con un A più. E vorrei molto guardare lo spettacolo. Lo spettacolo! Sì, lo spettacolo. Ok, forse li ha messi a loro agio. Sono tornati amici? Bene, siete fortunati perché sta per iniziare. Perché non entrate e ci vediamo dentro? Sì, ci vediamo dentro. Alleluia. Liberazione. Devo ancora riparare l'orologio, quello là. Forse magari da qui posso ottenere. Guardate come sono tutti allegri, i coniglietti di fuliggine. Ma l'altro dove è andato?
Non c'è nessuno qua. Se ne sono andati tutti. Ah, c'è un'altra zona. Sì, devo andare nella zona teatrale qua, giusto? Oh, è così bello avere il laboratorio tornato alla normalità. Grazie, Ravenlock. Devo combattere, mi sa, altro che spettacolo. Una boss fight, tra poco. Stanno martellando ovunque questi qua. Sì, infatti, lo sapevo. I due gemellini. Vabbè, non mi sembra niente di così complicato. È tutto qui. Posso usare l'attacco speciale? Sì, lo posso utilizzare. Non è difficile. Aia, bella botta. È bloccato? No, errore. Pensavo si fosse bloccato. Bravi, fermatevi così. E mi date tutto il tempo di... Ogni tanto si devono fermare perché devono ricaricare quello dei burattini. Uno è quasi andato. Mi ha fatto male però, bastardo. Qua è andato, uno è andato, rimane l'altro. Fermati, riposati due minuti. Dai che lo finiamo. È andato. Lo spettacolo l'ho fatto io. Scala il sipario di... dei Twindle. Ah, infatti è crollato pure tutto. Ho sconfitto i due. Ah, vi è piaciuto lo spettacolo, cari coniglietti fuliginosi? E ora cosa devo fare? Torno indietro? Per andare di qua? No, da questa parte forse, perché di qua si va avanti. Credo, sì, direi di sì. Una zona nuova. Mip, sono contenti. Qua abbiamo un altro. Oh, sei troppo gentile. Lei capisce tutto. Magazzino del teatro, nuova zona. Allora, qua posso andare... No, adesso non lo tocco. L'ho già toccato. Oh, questo deve essere il quadro del... Ah, mancata nella casa vittoriana. Dovrei riportarlo subito. Ah, ok. Del tè. Abbiamo trovato anche il quadro. Ottimo. Di nulla. Qua che cosa abbiamo? Grazie per averci salvato, Ravenlock. È così meraviglioso essere liberi. Sono felice per tutti voi. Ora che i gemelli Twindle sono stati eliminati, non vediamo l'ora di tornare alle nostre famiglie. Sentiti libera di prendere ciò di cui hai bisogno da questa sala di stoccaggio. E grazie ancora per tutto quello che hai fatto per noi. Bene. E grazie per aver creduto in me. Non funziona, manca una parte. Mi chiedo dove porta questo ascensore. Dovrei chiederlo ai conigli di Fuligine. Tu mi sai dire dove porta? Scusa, dove porta l'ascensore? Va su alla torre dell'orologio, ovviamente. È lì che il tempo scorre avanti con un ritmo costante. Ma non vuoi davvero andare lì? Perché no? La maledizione della regina ha sospeso il tempo e con esso ha portato più oscurità. Deve essere fermata. D'accordo. Ma l'ascensore è rotto da un po' di tempo. Se vuoi usarlo dovrai trovare una leva di ricambio. Leva dell'ascensore in un altro posto. Va bene.
E ora trova la leva. Leva che non ho. La leva che non leva. Ma qui ho trovato solo il quadro. Sono felice che... sono felice che finalmente siete liberi, va bene. Solo che io, qua... di nulla. Forse mi conviene portare il quadro alla casa vittoriana. Magari mi danno un oggetto utile. Devo trovare la leva. No, il dolce no. Quando lo troverò. Credo che ci sia della cera che cola. Oh, non mi importa. Renderà solo più aderente al tavolo. Qua, no? Il quadro, giusto? Sembra che possa appendere il quadro del... Ok, appendilo. Ah, ok, toccando il quadro vado da un'altra parte. Dal Bianconiglio andiamo? Ok, una nuova zona. Subito senza pensarci. Va bene, mi posso anche fermare qua in realtà. Ho fatto una bella particina. Sì, sì, dai, mi fermo qua per questa parte di Ravenlock. Nella prossima parleremo con il Bianconiglio. Ora sì che è Alice nel Paese delle Meraviglie. Guardate che bella anche questa maschera di Ravenlock. E niente, ci salutiamo, ci rivediamo nella prossima parte di Ravenlock. Ciao!